consegna da parte dell'ASL di Chieti di una nuova ambulanza al 118 di Chieti. Siamo con Adamo Mancinelli, responsabile proprio del servizio 118. Di questi tempi, direttore, è una bella notizia avere un mezzo in più? Sì, l'abbiamo cercato in maniera veramente importante, nel senso da giorni che volevamo questa cosa. Dopo abbiamo avuto alcuni incidenti con le ambulanze, non solo, ma un'ambulanza in particolare è uscita fuori dal sistema, diciamo di tipo A, nel senso superati 150.000 chilometri non la possiamo più utilizzare, per cui questa è un'ambulanza che la Regione Abruzzo ha dato, una per ogni centrale operativa, dedicata proprio per l'emergenza, con le motivazioni Covid chiaramente, in quanto abbiamo fatto un numero di chilometri esagerato in più, quasi un 20% di chilometri in più ogni ambulanza, per cui questa è stato un regalo che ci siamo anche meritati, però è importante per completare una flotta di ambulanze che sta lavorando e lavora ancora intensamente. Questo è un mezzo definito di tipo A, cioè un'ambulanza che noi definiamo la più elevata, quella che ha i mezzi più importanti, ha direttamente all'interno un Lifepack 12 per la trasmissione elettrocardiografica direttamente in UTIC e in pronto soccorso, ha l'aspiratore, ha il mezzo per il trasporto anche dei pazienti disabili, ha il sistema per il respiratore automatico, per cui anche per eventuali trasporti da parte della rianimazione riusciamo a coprire, insomma, tutti i tipi di pazienti, quelli più gravi.